vanno a discarica, mentre le altre frazioni di rifiuto sono valorizzabili e quindi non solo come la plastica, il cartone ed altri, e fra questi anche i RAEE, che sono un po' quelli che avete in mano tutti quanti, computer, tablet, cellulari, stampanti e tanti altri elettrodomestici, che anche frigoriferi e quant'altro. Quindi che cosa si è pensato? Si è pensato di integrare da una parte la economia circolare, quindi la possibilità di riutilizzare dei rifiuti che altrimenti andrebbero a parte in discarica e parte in altri usi, con un progetto sociale, quindi dire noi possiamo riutilizzare questi rifiuti del comune di Termoli, in particolare alcuni tipi di RAEE, con persone che diciamo diversamente abili mentali, e si è pensato unitamente al dottor Manicolico, che è qui in presenza, e con altri protagonisti, di verificare la possibilità di un progetto che potesse utilizzare e integrare anche nel mondo del lavoro delle persone che diciamo diversamente abili. Questa era la finalità e questo è stato il percorso che noi abbiamo fatto. Ovviamente il comune che cosa aveva? Aveva la proprietà di questo bene, di questo manufatto che si trova presso l'ecocentro di Termoli, in via Arti e Mestieri, ristrutturato, adattato parzialmente all'uso di un centro di uso, quindi in parte al centro di raccolta, la metà che è utilizzata dall'Greco, e si doveva trovare due partner. Da una parte un ente che già lavora da tanti anni nel mondo del sociale, ed è stata individuata una cooperativa che poi farà la sua presentazione, qui ci sono sia la presidente che una delle protagoniste della cooperativa Il Mosaico, e dall'altra parte si doveva trovare una società che potesse fare da tutoraggio sia per la cooperativa sia per le persone diversamente abili che poi andranno a lavorare su questo progetto. Dopo diverse valutazioni e contatti si è individuato in una società che è l'Acron Phoenix S.P.A., una società che ha sede all'Aquila, anche il proprio stabilimento, ed è una dei leader di questo tipo di raccolta dei RAEE, e quindi trasformazione di questi rifiuti, perché sono tali, e questi rifiuti in altro materiale che può essere riutilizzato. E in parte anche ciò che invece è ancora fruibile di questi rifiuti, anziché fare un riutilizzo di materia prima e seconda, si può attuare il cosiddetto baratto, cioè la cooperativa, se ha delle schede, o io adesso esemplifico, delle schede o altro materiale che può essere oggetto di uno scambio, quindi di un baratto, verrà ad essere effettuato proprio in questo centro di riuso, dove magari ci sono dei ragazzi che non vogliono spendere tanto, ma cercano una particolare stampante, una particolare scheda di un computer, la trovano e scambiano con la cooperativa questa. Quindi si forma anche un piccolo mercato del baratto su questo tipo di elettrodomestici. Quindi è un progetto che ha una varietà
di finalità al, come finalizzazione, perché da una parte è un progetto sociale perché vede l'integrazione e la messa al lavoro, naturalmente con tutte, rispettando tutte le norme di sicurezza e quant'altro, di persone che hanno gran voglia di lavorare, poi ce ne parlerà il dottor Malinconico, ma magari hanno meno occasioni di altri di trovare un tipo di lavoro che può essere come questo, e penso anche che abbia finalità terapeutiche per questi ragazzi adulti che lavorano. C'è stato quindi, come dicevo, questo unire che ovviamente è durato tanti mesi delle azioni per poter fare da parte della cooperativa anche un piano industriale che potesse essere accettato anche dalla società che poi farà da tutoraggio. E quindi che cosa succederà? Che in questo centro arriveranno i RAE da parte dell'Arieco, che è la ditta che raccoglie i RAE per il comune di Termoli, verranno lavorati, non tutti, ma alcuni di essi all'interno di questo stabilimento, questo centro di riuso, e all'inizio con 4 unità lavorative, sempre formate da persone diversamente abili mentali, in accordo con il centro di salute mentale. Dopodiché, come speriamo, questo progetto potrà evolversi positivamente, quindi magari da 4 si potrà man mano aumentare anche il numero degli addetti a questo centro e arrivare anche in breve tempo a 8 unità. Questo dipenderà ovviamente da un po' da questa startup, perché questa è una startup, come verrà ad essere messa in rodaggio. Queste persone avranno dei compiti proprio di selezione del materiale, e una parte verrà utilizzato poi dalla società Aqua Phoenix, che si impegna al ritiro di questo materiale, essendo una società leader nel settore, e un'altra parte andrà a far parte di quel possibile mercato del baratto che si instaurerà all'interno del centro di riuso. Posso dire, e termino, poi magari do la parola al dottor Malinconico per una valutazione di quello che può essere il beneficio che queste persone possono avere da un'integrazione lavorativa, di questo tipo, ma sono particolarmente orgoglioso di questo progetto, perché è un progetto che non solo ha una valenza ambientale ai fini della cosiddetta economia circolare, per riutilizzare tutti quelli che sono i rifiuti che il comune di Termoli produce, ha una finalità sociale, perché ovviamente l'integrazione anche e non solo a fini terapeutici di persone diciamo diversamente abili dal punto di vista mentale, e poi ha anche un valore, una valenza economica, perché si creano delle economie all'interno di un rifiuto che altrimenti non avrebbe grande possibilità di riutilizzo e di valorizzazione in altro momento. Quindi passo la parola al dottor Malinconico per anche un aspetto più strettamente medico, e poi sentiremo anche i protagonisti dell'accordo, cioè la cooperativa, il Mosaico e la società Aqua Phoenix con il dottor Romano. Allora, grazie sindaco, benvenuti. Questo è un momento per noi davvero importante, significativo. Mentre parlava il sindaco e faceva riferimento ai numeri, naturalmente esigui, anche se con possibilità, praticamente dovrebbe accadere un certo aumento per il futuro,
mi dicevo quanto chi ascolta una conferenza stampa del genere possa essere realmente consapevole del lavoro che c'è dietro un numero così esiguo. Beh, il lavoro è enorme, perché siamo qui a parlare di inserimento lavorativo di utenti del centro di salute mentale che attuano questi percorsi attraverso la cooperativa Il Mosaico, più volte citata dal sindaco. Ma il concetto di inserimento lavorativo è davvero un concetto complesso e i cui contenuti risentono tantissimo delle interazioni, cioè delle capacità che noi abbiamo di costruire rete. Ecco, oggi ci troviamo di fronte a un esempio virtuoso di rete costruita da un ente pubblico, un'amministrazione comunale, con partner di tipo privato e partner di tipo sociale, ovviamente con il cappello del centro di salute mentale, che è l'immiante degli utenti, un progetto che ha delle peculiarità, dicevo, davvero virtuose. In genere si pensa all'inserimento lavorativo dei nostri utenti in attività decentrate, con modalità che non li facciano particolarmente esporre, che non li mettano in condizioni di uno scambio ricco, sistematico, costante con il mondo esterno. Ecco, questo è lavorare male, cioè lavorare perché lo stigma non venga assolutamente affrontato. Questo è un tema importante. Allora, un progetto del genere dove l'istituzione pubblica ASREM, Centro di Salute Mentale, l'istituzione sociale che è una cooperativa sociale di tipo B, il Mosaico, una istituzione quale la regione che finanzia, una istituzione quale il privato che partecipa, no? Che partecipa, diventa una rete significativa proprio perché il paziente si confronti con la complessità del mondo lavorativo e simbolicamente con la complessità del mondo. Questo per noi è particolarmente importante, perché se per inserimento lavorativo si intende una sorta di reclusione in gabbie dorate, in turris e burne, in luoghi dove i pazienti devono essere protetti nonché controllati, io credo che non si esca assolutamente dall'ottica manicomiale. Mentre venivo, attraversavo la nostra piazza, Piazza Monumento, così la chiamiamo intimamente, così è conosciuta, e pensavo alla giornata del 10 ottobre, questa giornata chiamata Festa della Bellezza. Ecco, io credo che un progetto del genere sia perfettamente in linea, dove è importante riferirsi a quattro individui che hanno un'opportunità lavorativa, ma è ancora più importante pensare che attraverso un'esperienza del genere si faccia l'esperienza esistenziale, l'esperienza di scambio e l'esperienza naturalmente del confronto con il mondo lavorativo. Noi abbiamo delle grosse difficoltà da questo punto di vista a programmare gli inserimenti lavorativi. Purtroppo si va avanti da 8 anni con progetti finanziati, cofinanziati dalla regione, dalla ASL, con enormi difficoltà. Si va avanti con sospensioni, si va avanti a piedire, rinnovi, decurtazioni. Non può essere così. Noi abbiamo chiaro cosa significhi un progetto terapeutico individualizzato. Un progetto terapeutico per un utente affetto da una problematica seria, un disturbo mentale grave, ha bisogno che tutti gli elementi concorrano a lavorare, a interagire, a integrarsi per la vera riabilitazione. Quello abitativo, senz'altro, l'inserimento sociale, quello culturale, formazione e l'inserimento lavorativo. Ora, se questo che oggi andiamo a presentare lo scollegassimo da questa processualità, noi faremmo un errore molto grave e rischieremmo di illudere pazienti con i quali il destino è stato già abbastanza
crudele, pesante. Allora un inserimento lavorativo incardinato in progetti terapeutici articolati presso il centro di salute mentale, a sua volta con grande attenzione al tema dell'abitazione, nell'abitazione d'origine, in appartamenti. In passato abbiamo avuto ben 2 appartamenti finanziati dal Comune di Termoli, poi purtroppo il taglio dei fondi sociali hanno reso impossibile che continuasse questo progetto, e gli altri aspetti riguardano il sociale, la formazione, l'informazione, l'uscita verso il territorio rappresentano la vera rete terapeutica. Allora, quello di oggi non può essere visto, non deve essere visto come un progetto collegato dall'altra perla di cui ci occupiamo sistematicamente. Poi la cooperativa, che si presenterà e che rappresenterà le proprie modalità di intervento specifiche, rappresenta uno di quei satelliti del centro di salute mentale che rendono possibile e virtuoso un progetto articolato che tecnicamente definiamo progetto terapeutico individualizzato o progetto terapeutico riabilitativo individualizzato. Ma tornando al discorso dello stigma, mi sembra particolarmente simbolico questo tipo di progetto, questa opportunità che diamo ai nostri utenti, cioè loro che in genere devono nascondersi o essere tutelati rispetto a un mondo esterno che per carità vuole proteggere in realtà le stelle, sono in una condizione di confronto con la tecnologia, con il riciclo, con la possibilità di interagire, con il baratto. Ecco, il sindaco metteva l'accento su questo termine, il baratto. Io chiaramente da analista leggo le cose in maniera simbolica, e la vita è baratto. Il baratto non è soltanto lo scambio degli oggetti che vengono ricavati da questo materiale inerte. Il baratto è la vera opportunità perché ci sia scambio, e nel momento in cui il paziente va verso il mondo esterno, va verso il mondo cosiddetto ordinario, cosiddetto normale, ha la possibilità di andarci attraverso progetti di questo tipo con la potenzialità esperta di barattare la propria esistenza, la propria capacità con il mondo esterno, che diversamente, ben che vada, è passionevole, non certamente accogliente, non certamente rispettoso dell'individualità e delle potenzialità enormi che tutti gli individui, anche i nostri amici, compagni di viaggio, come amo definire. Quindi grazie all'amministrazione, per la regione, grazie al partner privato e per la cooperativa sociale. Allora, adesso penso che la cooperativa sia un po' più forte. Nel 2015 si è scelto come lavorativo per il progetto a Termoli,
l'intervenzione votata nella regione Molise, un servizio satellite del pubblico orientale che si occupa proprio di inserimento lavorativo, o meglio di sperimentazione del lavoro, del recupero di quelle risorse che a causa della condizione la persona ha perso. Abbiamo avuto questa parte che riesce a questi percorsi le persone, gli utenti che accedono hanno dei grandi risultati, cominciano e conoscono le loro risorse, le loro opportunità che hanno nella società, perché molto spesso vengono dissociati dalla società e stanno a nascondere quello che è il loro disagio, quindi fare il loro disagio è un punto di forza. La cooperativa, la sua missione è quella proprio di migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la partecipazione attiva dell'utente e vedere la persona nella sua centralità e globalità, non affidare la sua condizione. Il progetto quindi come nasce? È stato ben anche spiegato dal sindaco che si basa su due colonne portanti, che sono quello del beneficio sociale e quello del beneficio ambientale. Il beneficio sociale, come abbiamo detto, è quello di favorire l'inserimento lavorativo di persone con disagio psichico, di persone che si trovano in situazioni di svantaggio, che da sole non potrebbero accedere a lavori comuni. Quindi quello di riportare la persona a poter partecipare a lavori qualificanti che non la facciano sentire di meno rispetto ad altre persone. Quindi l'altro beneficio è quello ambientale, quindi abbiamo ritrovato grazie all'opportunità di accedere all'ecocentro di Termoli, quella di favorire una sensibilizzazione anche sulla cittadinanza di quella che è la pratica del riuso, perché purtroppo c'è un po' di poca educazione a questa pratica, non si conosce cosa si può fare e cosa va, come va a impattare il recupero dei materiali di riciclo. Quindi abbiamo trovato in questa che noi naturalmente non siamo tecnici in questo quando riguarda il materiale di riciclo RAE, quindi ci siamo accompagnati e portati a quella che era la Sostenics, che è un'azienda leader in Italia che si occupa proprio del recupero delle materie prime seconde dei rifiuti RAE, che se no andrebbero in discariche e in termovalori valorizzatori e quindi producerebbero inquinamento. Quindi quali sono le strategie che vogliamo affrontare? Soprattutto quella di sensibilizzare il territorio attraverso l'economia circolare, che è come è stata illustrata, è un'economia che si autorigenera, che permette ai rifiuti di rigenerare, perché si dividono in rifiuti biologici e rifiuti tecnici. Quando riguarda i rifiuti biologici si rimettono nella natura, quando riguarda i rifiuti tecnici, che sono per l'appunto i rifiuti anche RAE, che sono i rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche, si possono valorizzare, si possono recuperare. Quindi la strategia che vogliamo adottare è quella della comunicazione, la comunicazione sociale attraverso la divulgazione della modalità di recupero e di raccolta dei RAE, attraverso un'attività di volontinaggio nel quale la popolazione sarà informata su quelle che sono le modalità di raccolta dei rifiuti RAE. L'altra strategia di comunicazione è quella scolastica, infatti prevediamo come potete vedere anche nelle slide, prevediamo di fare dei piccoli percorsi didattici, sempre accompagnati dalla Cospens e dai loro tecnici, nel sensibilizzare il nostro più giovane. Gracias.
l'abitazione. L'ecomodesi andrà nell'abitazione e raccoglierà il materiale per essere portato all'interno dell'ecocentro. Più o meno queste sono le strategie di comunicazione. Non ho voluto sottolineare quello che è l'importanza del tutoraggio che sarà fatto dall'azienda Arcofenix, soprattutto nella fase pre-inserimento lavorativo, nel quale dei tecnici in equipe tecnica dell'Arcofenix si svolterà delle ore di formazione sia tecnica che pratica proprio nell'ecocentro, in modo tale da fare in modo che l'ecocentro abbia una sua autonomia di gestione sia del personale che della struttura. Questa è più o meno quella in breve. Collabora con il Comune di Termoli, il Centro di Salute Mentale, ci occupiamo di inserimento lavorativo per la disabilità in genere, ma prevalentemente di quella psichica. E volevo ringraziare tutti per la collaborazione e un ringraziamento particolare al Comune di Termoli, il dottor Angelo Sbrocca, che ci ha dato per l'ennesima volta fiducia su un progetto sperimentale. Abbiamo collaborato già da anni, quindi siamo contenti oggi di essere qui per metterci alla prova per un nuovo progetto. Grazie a tutti.